Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi andiamo ad affrontare un argomento molto importante su eBay, perché ha introdotto un nuovo metodo di pagamento e toglierà PayPal. Cosa significa questo per noi dropshipper o rivenditori eBay? Io sono Daniele e sono l'unico che ti parla di dropshipping su eBay in Italia e in generale su come fare soldi davvero online. Quindi guarda bene questo video. Ok, eccoci qua ragazzi. Oggi andiamo ad affrontare questo argomento molto importante riguardante eBay. Sia che tu venda in dropshipping o sia che tu venda normalmente su eBay, avrà un impatto significativo sul tuo modo di lavorare. Quindi andiamo ad analizzare un attimo questa situazione. eBay sta aggiungendo in inglese si chiama Manager Payments, che in italiano l'hanno tradotto in pagamenti semplificati. Sinceramente non mi piace per niente questo nome, e andranno a rimuovere PayPal. Già alcuni venditori hanno ricevuto l'invito a iscriversi, ma questo come va a impattare noi come rivenditori e come dropshippers? Questo è un argomento che sicuramente non troverai da nessun'altra parte in italiano, perché la maggior parte delle persone che parla di eBay in Italia no, non sa nemmeno di cosa stiamo parlando, non per i manager payments, ma su come gestire i profili stealth. Se tu mi hai seguito in passato, sai benissimo che ho parlato di profili stealth. Cosa significa? Significa che quando vieni bannato o sospeso da eBay, poi ovviamente non puoi tornare più a vendere, perché ti ricollegano e vieni sospeso. Io ho fatto dei video riguardo, fatteli a vedere, non li hai visti, su come tornare a vendere su eBay dopo una sospensione, e il punto di forza era appunto la creazione di stealth accounts non riconducibili a te stesso, e che non erano identificati con nessun altro, quindi potevi utilizzare il tuo PayPal o un nuovo PayPal. Ma andando a rimuovere ora eBay PayPal diventa un po' più complicato, perché per registrarti i ricevi di pagamenti ti richiede il codice fiscale, ti richiede un conto bancario, e quindi ovviamente diventa più complicato creare accounts stealth, accounts non riconducibili a te. Questo non significa che non sia possibile, ma innanzitutto parliamo di cosa siano questi pagamenti semplificati. In pratica eBay ha deciso di eliminare PayPal per i venditori, lo lascerà comunque disponibile, che verrà accettato nelle vendite, ma i pagamenti invece di arrivare sul tuo PayPal finiranno nel PayPal di eBay, e PayPal li manderà i tuoi pagamenti sul tuo conto corrente, oppure gli acquirenti potranno acquistare con Apple Pay, con carta di credito, con tutti i metodi di pagamento, e eBay ti rimanderà sul tuo conto corrente al netto delle commissioni ogni giorno o una volta a settimana in base alla tua scelta. Questo cosa significa? Significa che tu non avrai più bisogno di un conto PayPal. Questa può essere una buona notizia per tutte quelle persone cui hanno sospeso PayPal, hanno limitato PayPal ma non eBay, quindi possono tornare a vendere senza PayPal. Ma se sei una di quelle persone che è stata sospesa su eBay e non può creare un nuovo conto riconducibile a se stesso, questo può diventare un problema, perché eBay collezionerà i vostri dati, codice fiscale, conto bancario e quant'altro, e quindi diventerà più complesso registrarsi nuovamente a eBay o continuare a vendere, perché ci sono molte persone che hanno diversi account. Io conosco persone che hanno 20-30 negozi, e ovviamente con tutti i nomi casuali, non veri nomi, perché poi sussiste un altro problema ragazzi, è che anche se voi non siete mai stati sospesi su eBay, vi ho sempre detto che da un giorno all'altro eBay vi può sospendere per diversi motivi, e in questo modo se vi sospende un account c'è la possibilità di sospendere tutti gli altri account, perché il problema in sé non è avere tanti account collegati a se stesso. Il vero problema sta che se per qualche motivo l'algoritmo si alza domani e decide di sospendervi un account, tutti i vostri account, tutte le vostre entrate verranno sospese. Quindi il problema reale è questo, perché non c'è il multi account su eBay è consentito. Quindi
bisogna trovare il modo di proteggere i propri asset, proteggere i propri negozi. Ho parlato a lungo di come differenziare e di come proteggere gli asset su eBay AZ, dropshippingchilometrizero.com, che è l'unico corso italiano su dropshipping eBay, e verrà presto aggiornato anche su. Scusate, un'ambulanza, e verrà presto aggiornato anche su questi nuovi pagamenti semplificati. Però vorrei spendere due parole qua in pubblico con voi per cercare di ragionare. Se voi ora cosa fare, se voi avete ora tanti account non con diversi nomi, con lo stesso PayPal, la prima cosa da fare, che vi consiglio, è ovviamente rimandare la registrazione ai pagamenti semplificati. Quindi rimandate fino a quando non sarete costretti a entrare, perché al momento eBay sta mandando degli inviti, non ti sta dicendo devi per forza registrarti, devi per forza entrare, c'è scritto che dovresti entrare. Al momento è meglio che rimandi questa procedura. Se poi hai degli account con diversi dati, io ti consiglio di cominciare ad aggiornare gli account con dati reali, con dati che puoi verificare, perché comunque entro 2021-2022 questa procedura sarà obbligatoria in tutto il mondo per tutti gli utenti eBay, volendo o non volendo. Quindi bisogna iniziare a cambiare i dati e avere dati verificabili, aziende verificabili. Dopo che fai questo, devi semplicemente attendere. Ti consiglio, se ne hai la possibilità, di aprire più aziende, più entità, perché se tu apri più entità diverse tra loro, quindi più aziende diverse tra loro, non per forza italiane, anche in un altro stato, però in quel caso dovrai spostare gli account in quello stato e registrare gli account in quel paese. Se tu li fai sotto un'entità giuridica, potrai registrare gli account con i dati aziendali. Questo cosa comporta? Questo comporta che, avendo più aziende, avrai gli account scollegati tra loro, perché avranno i dati aziendali e diversi conti corrente. Quindi, se te ne sospendono uno, non è detto che ti sospendono l'altro. Ovviamente, ragazzi, tenendo sempre in considerazione, che dobbiamo tenere in considerazione, che dobbiamo separare gli account anche in altri modi, quindi con browser diversi, connessioni internet diverse. Questo ne ho parlato a lungo negli altri video, andatevi a vedere. Dopo che avete entità separate, quello che potete fare dipende dal numero di account che avete. Perché una cosa, ragazzi, è avere un account, una cosa è avere due account, una cosa è avere 10 account, 10 negozi. Le strategie sono diverse. Io vi consiglio di avere sempre più negozi possibili, tutti scollegati tra loro. Quello che potete andare a fare, se avete un alto numero di negozi, 10-20 negozi, è creare un'entità diversa per ogni 2-3 negozi e collegarli tra loro. Però con le accortezze sempre di tenerli separati tra connessione internet e browser, ma collegarli a loro solo tramite i vari dati che vi chiede il pagamenti semplificati, Manager Payments. E sarebbe ottimale comunque per la stessa entità utilizzare sempre due o tre conti correnti diversi. Perché? Perché non, essendo un sistema nuovo, non sappiamo ancora esattamente come eBay andrà a collegare questi account, quali dati utilizzerà per collegarli, se sospende uno, se sospende gli altri. Tutte queste informazioni sono ancora sconosciute. In America c'è il Manager Payments da un anno più o meno, per una cerchia ristretta di utenti, ma ancora queste informazioni non sono saltate all'occhio. Quindi bisogna attendere. Quello che puoi fare e quello che devi fare è cercare di limitare i danni il più possibile, creando più entità, creando più conti corrente, anche se tu hai più account personali sotto il tuo nome, ok? Quello che puoi fare è utilizzare lo stesso nome, utilizzare lo stesso codice fiscale, ma utilizzare account diversi, browser diversi, tenere numeri di telefono diversi, tenerli scollegati il più possibile, perché non è detto che eBay ti collega tramite codice fiscale. Non sappiamo ancora se il codice fiscale viene conservato su eBay o viene semplicemente tenuto da terze parti. Quindi dobbiamo cercare di utilizzare le armi a nostra disposizione il più possibile per tenerli scollegati. Dopo che fai questo, io ti consiglio ovviamente di utilizzare entità, perché le probabilità di disconnessione sono
più probabili le probabilità di negli scommessi. Detto questo, passiamo un attimo al lato tecnico su come funziona questo pagamenti semplificati. Quindi eBay manderà i soldi una volta al giorno o una volta a settimana in base alle impostazioni sul tuo conto corrente, a netto delle commissioni. Ora, le commissioni teoricamente dovrebbero essere un po' più basse, perché mi sembra che sia il 2%, il 2,5%, non ne sono sicuro, per la, diciamo, per l'elaborazione della transazione. Su PayPal era un po' di più, il 3% e qualcosa, più i 30 centesimi fissi, che su eBay non ci sono, quindi si dovrebbe andare a risparmiare. Però non sappiamo ovviamente mai con eBay che cosa sia vero e cosa non sia vero, dobbiamo attendere, perché magari poi pam, ci tira la mazzata. Questo per chi fa dropshipping comunque può essere, anzi sarà un'occasione, sarà una vera occasione, perché molti dei venditori, ok, verranno spazzati via. Voi dovete, ascoltami, non, voi dovete essere sicuri di quello, che sto dicendo, perché ci sono dati oggettivi su quello che vi sto dicendo. Al momento ci sono circa 100.000 dropshippers su eBay, tutti che utilizzano gli stessi fornitori, sto parlando a livello mondiale, soprattutto in America. Questi non sono dati buttati qua, sono dati oggettivi cui ho, perché ragazzi, forse voi non lo sapete, ma io collaboro anche con AutoDS, che è il software gestionale leader per il dropshipping su eBay. Abbiamo 10.000 clienti, ovviamente 10.000 dropshippers che utilizzano la maggior parte Amazon come fornitore, Walmart e Banggood, quasi tutti in America. Quindi se voi andate infatti su autods.com about us, che su di noi ci sono circa 70 facce di collaboratori, c'è anche la mia se volete andare a vedere. Quindi vi sto dando dati oggettivi quando vi parlo. Questo cosa significa? Significa che la maggior parte delle persone che non riusciranno a creare questo sistema per i pagamenti semplificati verranno spazzati via entro quest'anno, entro l'anno prossimo, e faranno scendere la competizione sia in America sia in Italia che in Germania, in tutti i paesi faranno scendere la competizione dei dropshippers. Quindi se utilizzerai per esempio Amazon come fornitore avrai meno competitors, i tuoi prodotti verranno mostrati, verranno pushati di più e tu venderai di più. Quindi se sarai tra quelle persone che riuscirà a superare questo sistema, a superare questo scoglio, se poi vuoi dell'aiuto, ti avvali di un professionista, che qualcuno sta cosa sta dicendo, mi puoi anche contattare. Se sarai tra questi che riusciranno a superare questo scoglio, questa problematica, potrai generare anche il doppio, il triplo delle vendite, perché questa è una buona opportunità di reset della piattaforma per buttare via tutti i dropshippers piccoli, tutti le persone improvvisate, perché sono molte persone improvvisate che hanno semplicemente caricato migliaia di articoli e vendono, ma ti vendono anche a margini bassi, facendo scendere i margini, costringendoti a tagliare i prezzi. Se utilizzi un software gestionale come AutoDS, per esempio, ti taglia i prezzi automaticamente per essere più competitivo con gli altri dropshippers. Quindi buttando fuori questa gente riusciremo ad avere un vantaggio strategico sulla piattaforma, e non dovendo fare strane strategie, strane manovre, potremmo aumentare le nostre vendite. Ovviamente bisogna vedere da che parte stai, perché ragazzi, ve lo dico chiaramente, fallire se hai degli account stealth, degli account, quindi sei stato magari sospeso in passato, account non riconducibile a te, e provi a entrare nel manager payments ma fallisci, le possibilità di sospensione sono alte, perché poi ti vanno a chiedere documenti, carta d'identità, quant'altro, e tu devi evitare questo per tantissimi motivi, perché ovviamente stai dando i tuoi documenti a una piattaforma terza, li conservano, ti bannano a vita, quindi devi sempre evitare di dare i tuoi documenti a qualsiasi piattaforma, soprattutto eBay. E devi cercare quindi di andare al primo colpo, di essere accettato senza richieste aggiuntive e soprattutto senza farti sospendere, perché se ti fai sospendere per un problema ti bruci gli account. Questo può essere meno un problema per chi ha 20, 30, 40 account, per esempio, perché ha più possibilità di provare, più possibilità di capire il sistema. Ma se sei fra quelle persone che si è agiata
su un account solo, perché nulla può succedere, ne conosco molte, ora avrai molti problemi, a meno che ovviamente non sia intestato a te, non sia tutto legittimo, cioè non che non sia legittimo avere account stealth, è legittimo che alla fine quello che conta è dove confluisce denaro, ragazzi, però nel senso che non sia tutto adeguato, perché ora cambiare nickname, cambiare nome, cambiare via, cambiare tutto può causare delle flag, degli altri nel sistema eBay, e tutto ovviamente va a complicare la situazione. E poi se sei anche tra quelle persone che hanno un solo account, ovviamente se da oggi in poi se ti sospendono sei mezzo bruciato, a meno che poi non sai come comportarti. Quindi se sei tra quelle persone che hai un account solo, ti consiglio immediatamente di iniziare a crearti nuovi account o comprarli meglio tenendoli scollegati. Se non sai come fare, vatti a vedere gli altri miei video, contattami, vai sul dropshipping chilometro zero, informati, vedi tu come, ma informati, ma non fare lo stupido tenendoti un account solo, soprattutto se è la tua unica fonte di entrata o comunque una grossa fonte di entrata, perché potrebbe ben presto finire, fatti sospendere. eBay sta facendo piazza pulita di molti venditori, questo significa che sarà una grossa opportunità per le persone che sanno come gestire la situazione e come andare avanti, ma sarà un massacro per tutti quelli improvvisati. Quindi non essere per la parte degli improvvisati, comincia a informarti, comincia a formarti e comincia a vendere con un sistema, una struttura adeguati a un vero business, perché alla fine si tratta di questo. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.